Benvenuti a Medicina Estetica 24. In molti desideriamo modellare i polpacci e le caviglie con il dimagrimento localizzato. Ma come fare? Restate con noi! La criolipolisi dà ottimi risultati nei polpacci, nelle caviglie, sempre a patto che ci sia uno spessore adiposo che andremo sempre a ricercare con i nostri mezzi tecnologici, il classico plicometro. Se abbiamo una plica che supera i 3-4 cm possiamo trattare sia il polpaccio nella sua porzione mediale, laterale o inferiore, avendo comunque una risposta clinica importante. Quindi la valutazione va fatta se c'è o non c'è tessuto adiposo, oppure se abbiamo altre problematiche come edemi, declivi o cellulite, allora in quel caso dobbiamo associare alla criolipolisi dei protocolli di terapie alternative come la carbossiterapia o le pressoterapie o dei linfodrenaggi manuali che vadano a favorire e a migliorare la perfusione linfatica e vascolare su un problema che non è soltanto tessuto adiposo, ma che spesso è sostenuto proprio da un problema venolinfatico, e questo riguarda soprattutto le caviglie. I protocolli sono quasi sempre gli stessi: eseguiamo una seduta di criolipolisi unica utilizzando i due manipoli bilateralmente, destra e sinistra, polpaccio e caviglie, e poi successivamente rivedendo il paziente a distanza di una settimana, 10 giorni. Vuoi saperne di più? Clicca il link nella descrizione e richiedi un consulto gratuito con un medico esperto in criolipolisi.